A distanza di 11 anni dalla devastante alluvione che colpì Quindici, dove la furia della montagna il 5 maggio 98 trascinò via 11 persone, ancora oggi sono 40 le famiglie senza casa. E domani, per il sindaco Liberato Santaniello, che si recherà in regione, l'anniversario della frana è l'occasione per rievocare a gran voce i disagi che vivono ancora le 40 famiglie che non sanno se potranno rientrare nelle loro abitazioni o accedere ai contributi per costruire altrove. Il primo cittadino chiederà allo staff di Bassolino di velocizzare le pratiche che sono ancora da definire in seno alla Commissione Frane di Palazzo Santa Lucia e di offrire garanzie concrete ai nuclei familiari che nell'alluvione hanno perso la casa. Secondo la denuncia del sindaco di Quindici, le famiglie in questione non percepirebbero nemmeno il contributo per l'affitto. L'orientamento suggerito dallo stesso Santaniello al fine di risolvere il problema in tempi rapidi è quello di spostare i lavori della Commissione o presso il Comune di Quindici o in alternativa trasferire le competenze al commissariato di governo nella nuova veste istituzionale che è l'Agenzia Regionale Difesa Suolo. Tre nodi da sciogliere domani. Oltre alla ricostruzione, anche la riqualificazione di Casa Manzi, quartiere devastato completamente dall'alluvione, gli interventi di messa in sicurezza di Quindici, individuati nell'opera Beato Lauro, e i lavori di manutenzione ordinaria delle vasche di contenimento, costruite per raccogliere e arginare l'acqua piovana. Queste le richieste del sindaco Santaniello. Domani, in regione, le risposte e gli impegni da parte dello staff di Bassolino. Intanto, sempre domani, la comunità di Quindici si riunirà per ricordare le 11 persone uccise dal fango assassino. Per l'occasione verrà celebrata alle 11 una messa solenne nella chiesa Santa Maria delle Grazie, mentre in serata, con inizio alle 19, partirà una fiaccolata in memoria delle vittime della frana.